Un bel opuscoletto annuncia l'ordinazione presbiterale di due giovani sacerdoti della nostra diocesi. Antonio, un giovane che viene da Mammola, Rocco da Gioiosa Ionica. In questi ultimi tempi anche la diocesi di Locri-Gerace è riuscita a dare all'altare di Cristo tre nuovi parroci che non soltanto con la loro giovane età porteranno lustro, gioia e vigore alla comunità dei fedeli, ma nello stesso tempo c'è tanto fermento nel popolo di Cristo. E per l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Voliva, vescovo della nostra diocesi, con una solenne cerimonia ordinerà questi due nuovi sacerdoti. Siamo in questa splendida cattedrale, la cattedra proprio dei vescovi della diocesi di Locri-Gerace, sontuosa, imponente, millenaria, dove due paesi all'unisono plaudono questa meravigliosa celebrazione. Sia Gioiosa Ionica come pure Mammola, che affondano le proprie radici in una fede e in una tradizione religiosa che senza soluzione di continuità, sin dalla venuta dei primi monaci basiliani, impropriamente definiti, ma monaci bizantini venuti dall'Oriente, che hanno con la loro presenza irradiato queste nostre valli, le comunità nostre hanno sempre vissuto momenti di grande fede, di grande religiosità, di una spiritualità che mai è venuto meno. Ora, sia Mammola, sia Gioiosa, con le massime autorità hanno voluto manifestare la propria soddisfazione, il proprio compiacimento per questa solenne concelebrazione, e questi due giovani sacerdoti sicuramente con la loro forza, con la loro veduta mentale di giovani in questo mondo che molte volte si presenta senza fede e senza Dio, si rimboccheranno sicuramente le maniche per dare ad una umanità sofferente quella forza e quella spiritualità per innalzare i templi alla virtù e scavare quelle oscure e profonde prigioni al vizio. Don Rocco Agostino, uno dei nuovi sacerdoti, è un grande dono. Sì, certamente, è un grande dono per la comunità da cui siamo nati, è un grande dono per le nostre famiglie, è un grande dono per tutti. La vocazione è sempre un dono, come è un dono un figlio che nasce. Certo, nei nostri limiti, nel nostro possibile, cerchiamo sempre di servire il Signore nella nostra fedeltà, con una certa libertà di animo e di tranquillità. Questo sì, è un dono veramente per tutti, non solo per me personalmente, ma per tutta la comunità ecclesiale, la comunità diocesana. Gioiosa è qui nella cattedrale di Gerace. Qual è l'emozione che si ha nel momento in cui si è consacrati sacerdoti? Beh, l'essere riconosciuti dal proprio paese penso che sia qualcosa di grande. Io ho già ringraziato la mia comunità per quando ho ricevuto il diaconato. Non mi aspettavo di vedere la presenza del sindaco come primo cittadino a rappresentare il paese. Certo, vedere un paese che ti sta dietro, un paese che ti incoraggia, un paese che prega per te, ti dà sicuramente tanta forza e gioia per quello che è il nostro ministero, no? È una consolazione personale. La Chiesa Mammolese, oltre che la grande diocesi di Locri-Gerace, si arricchisce di un nuovo sacerdote. Sì, certamente è una grande gioia per la comunità mammolese che vede un suo figlio salire sull'altare a celebrare i misteri di Cristo, una tradizione che si era interrotta da 60 anni che non veniva un sacerdote dalla cittadinanza di Mammola, e oggi il Signore per sua grazia ha voluto che un figlio di quella terra fosse iscritto nel libro della vita, ma nel libro soprattutto del suo servizio, che è quello dell'ordine sacerdotale. Certamente Mammola, va ricordato, è un paese dove il monachesimo basiliano ha affondato le sue radici, come diceva lei, e devo rendere grazie veramente anche alla figura di San Nicodemo Abate, che è un santo del mio paese, della mia città, che ha veramente speso la sua vita per la santificazione del popolo di Dio e per la gloria di Dio, e ha
lungo il tempo ha dato anche a questo popolo la possibilità di poter generare nella fede e poter generare al sacerdozio, e devo rendere grazie anche a tutti coloro che hanno curato anche questa formazione, anche le suore delle poverelle che sono presenti a Mammola, che mi hanno accompagnato e sostenuto in questi anni. Certamente c'è tanta gioia nel presbiterio, nella sua interezza e in tutta la comunità ecclesiale diocesana, perché quest'anno è stato un anno di piacevole abbondanza. Due sacerdoti verranno consacrati oggi, un altro è già stato ordinato sacerdote alcuni mesi fa, quindi tre sacerdoti per noi della diocesi di Locri-Gerace sono una grazia particolare, perché conosciamo tutti la penuria numerica delle vocazioni in questi ultimi tempi, in questi ultimi decenni per la verità, e quindi questa è davvero una data che resterà memorabile, forse da almeno 12-15 anni che non si verifica una cosa simile.